Questo è un video per imparare un brano dei Modà che si intitola Tappeto di Fragole, che credo sia dell'ultimo CD. Per questo pezzo ho di nuovo usato il capotasto mobile al secondo tasto per raccontare, preparare un po' con l'esecuzione di questo pezzo. Parto dalla fine, cioè parto da una sezione strumentale che c'è prima dell'ultimo ritornello. Questo perché nell'ultimo ritornello c'è una piccola particolarità, e cioè la parte strumentale, solo strumentale, è fatta con un Sol maggiore, due battute di Sol maggiore, due battute di Mi minore e quattro battute di Sol 7, Sol settima. Questi tre accordi si ripetono due volte, poi c'è un Do, o meglio la diteggiatura di un Do, che poi in realtà è un Re come altezza dell'accordo, come intonazione dell'accordo. C'è un Do, una pennata, e poi c'è un Re maggiore con otto pennate discendenti. Poi c'è un Sol. Anche in questo brano, come ho avuto la possibilità di far vedere con il brano di Adele o di Adele, che dir si voglia, Someone Like You, in questo brano c'è sempre un Sol settima maggiore o sette più, che dir si voglia, Sol maggiore di settima maggiore con il sette più al basso, perché c'è anche in questo brano dei Modà lo stesso passaggio, diciamo così, nei bassi, che adesso faccio vedere con la telecamera più vicina. Prendendo la telecamera, mettendola più vicino al manico, c'è anche in questo brano dei Modà questo passaggio fra il Sol 7 più e poi il Mi minore. Ecco, il capotasto mobile anche in questo brano dei Modà mi serve per eliminare un Fa diesis minore che sarebbe al posto del Mi minore nell'originale, cioè suonando il brano con la chitarra senza il capotasto mobile. Ripeto, questa è una piccola particolarità. Questo brano ha questo piccolo, diciamo così, questa piccola variazione nel finale. Ripeto, c'è un Sol maggiore, due battute di Sol maggiore con la pennata, due bassi da un quarto e una pennata da un mezzo. Questa è la pennata, Mi minore 2, Sol 7, che per chi non sapesse com'è un Sol 7 è fatto come un Sol maggiore ma con l'indice nel primo tasto del Mi cantino. Ok, Sol 7 4 battute, quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, questa serie di accordi, questa serie di tre accordi, anche se poi in realtà gli accordi sono due, Sol e Mi, questa serie di tre accordi, Sol, Mi minore, Sol 7, quattro battute, viene eseguita due volte, poi c'è un Do con una sola pennata discendente, poi abbiamo un Re con le otto pennate discendenti, Sol 7 più, Mi minore e Re, Do due battute, Re due battute, eccetera. Poi il brano continua fino alla fine. Qui c'è proprio una ripetizione del ritornello, ultima ripetizione del ritornello, dopo la parte strumentale, dopo la sezione strumentale. Il brano, questo brano dei Modà, riporto la telecamera alla posizione originale, il brano dei Modà è un brano abbastanza, come posso dire, abbastanza semplice, abbastanza breve tutto sommato. Adesso io il brano originale, io ce l'ho di poco più di 3 minuti. Ho trovato una versione di questo brano, registrata forse in televisione, non so adesso di preciso, durante probabilmente un'esibizione o dal vivo live. E questa versione che io ho live con applausi, diciamo così, è
è invece mezzo tono sotto questa versione, la versione da studio. Il capotasto mobile andrebbe spostato al primo tasto se si vuole eseguire la versione live. Detto questo, io proverei a parte, faccio una piccola sezione iniziale di questo video prima di fare tutto il brano, solo per questa piccola parte finale, la parte strumentale, sol mi minore sol 7 due volte, poi un do con una pennata, il re con le 8 pennate discendenti e il sol, sol 7 più mi minore una battuta, re una battuta, do due battute, eccetera. Ok, faccio questa piccolo inserto facendo partire la base, che è qua ed è già pronta nell'ultimo terzo quasi circa del brano. Faccio partire la base e poi farò la parte strumentale e questa piccola sezione dell'ultima ripetizione del ritornello dove c'è questa particolarità. Ok, parte la base. Fingi di amarmi. Mi minore, due battute, sol 7, quattro battute. Sol. Mi minore. Sol 7, quattro battute. Una, due, tre. Do una pennata. Re, otto pennate. Sol 7 più mi minore re una battuta do due battute re due battute sol una battuta sol 7 più una battuta mi minore una battuta re una battuta do finale. Ecco, qui finisce il brano. Ho fatto questa piccola, diciamo, digressione prima di fare il brano completo, proprio perché questa è una parte un pochino ostica, se vogliamo, di tutto il brano. Adesso faccio tutto il brano dall'inizio alla fine, farò tutto il brano dall'inizio alla fine, adesso stavo guardando di impaginare in modo tale da poter scorrere il testo che ho davanti. Il brano è abbastanza semplice, c'è un inizio pianistico abbastanza ha un volume abbastanza contenuto, dopodiché abbiamo una la pennata diciamo così abbastanza classica, o comunque una pennata abbastanza diffusa nelle canzoni, la faccio su un sol ed è la pennata, io dico sempre anche la pennata, la famosa canzone di Battisti, la canzone del sole di Battisti. Ecco, questa è la pennata. Di solito c'è una sola battuta per ogni accordo, salvo qualche eccezione, appunto nel ritornello quando dice eccoci qua a guardare le nuvole. Il testo dice questo. In questo caso ci sono i primi due accordi, un do e un re maggiori, tutti e due maggiori, che sono di due battute. Poi abbiamo la ripresa dei versi dopo la prima presenza del ritornello. La ripresa dei versi avrà un sol mi minore, sol re con una sola pennata discendente. Sol mi minore, sol e re, una sola pennata. L'inizio è invece fatto pianisticamente con un sol mi minore, sol e re, una pennata. Sol, ecco, questo si ripete anche nel primo verso cantato, sol mi minore sol re una sola pennata discendente. Ancora nei ritornelli c'è di nuovo questo sol 7 più e mi minore, che ripeto è presente anche nel brano di Adele, Someone Like You. Bene, io direi che questo è tutto per quanto riguarda questo brano, che ripeto è piuttosto breve, e a parte quella particolarità che ho fatto prima nel finale, nell'ultimo ritornello, non credo che sia particolarmente difficile, soprattutto torno a dire se fatto con il capotasto mobile al secondo tasto.
Ecco, adesso io parto con la base che comincia pianisticamente su un Sol Mi minore, Sol Re. Come al solito probabilmente perderò il primo accordo, il Sol, poi comincerò con il Mi minore. Allora, parte la base. Mi minore, Sol, Re una pennata. Sol, Mi minore, Sol, Re una pennata. Sol, Do, Re due battute. Sol, una, Mi minore, uno, Sol, uno, Re, una battuta, Sol, Do, Re, due battute, Do, due battute, Re, due battute, Sol, Sol, 7 più, Mi minore, Re, Do, due battute, Re, due battute, Sol, Sol, 7 più, Mi minore, Re, una battuta, Do, una pennata, Sol, una pennata, Mi minore, una pennata, Sol, una pennata, Re, una pennata, Sol, pennato normale, Do, Re, due battute, Sol, una battuta, Mi minore, Sol, Re, Sol, Do, Re, due battute, Do, due battute, Re, due battute, Sol, 7 più, Mi minore, Re, Do, due battute, Re, due battute, Sol, 7 più, Mi minore, Re, Do, una pennata, parte strumentale, Sol, due battute, Mi minore, due battute, Sol, 7, 4 battute, Sol, maggiore, 2 battute, Mi minore, 2 battute, Sol, 7, 4 battute, Do, una pennata, Re, 8 pennate discendenti, Sol, 7 più, Mi minore, Re, Do, due battute, Re, e due battute, Sol, 7 più, Mi minore, Re, Do, una pennata, e il brano finisce qui.